Claudio, Sebastiano ti chiede di conoscere il contenuto delle due telefonate che vi siete fatti tu e Lilli, quella del 9 e del 13 dicembre, una della durata di 12 minuti, l'altra della durata di 16 minuti. Ci dicevamo sempre la stessa cosa, a parte ripeterci reciprocamente ciao amore 20 volte in un minuto, che è banale, ma succedeva. Ma soprattutto non facevamo niente altro che progetti e programmi per il nostro futuro, punto. Noi parlavamo sempre solo di robe concrete. In mezzo poi lei mi raccontava, che lo faceva da anni, obiettivamente, il suo andare più indietro che avanti della vita con questi pelottiani. Non ricordi cosa ti ha raccontato in quelle circostanze? Non c'era niente di particolare da ricordare. Se io avessi solo immaginato che il 13 era l'ultimo giorno che ci sentivamo, la cosa sarebbe stata diversa. Mentre invece per me il 13 era come tutti i giorni precedenti. Niente di particolare, perché tra di noi il discorso era sempre materialmente serio. Non ricordi qual è stata l'ultima parola che ti ha detto Lilli? Come no? L'ultimissima parola, due sono le parole, altri tre, che faremo domani. Triestino schietto, che vuol dire domani ne parliamo. Ed erano le 8 e 23 o 24 del 14 mattina. Ho capito. L'ultimissima parola sue che io ho impresse nella mente. Dopo che parliamo, voleva dire tutto, voleva dire che aveva delle cose particolari da dirmi, secondo me, che però non potevano essere dette per telefono. Perché ha lasciato la fede a casa? Lei non è esclusa che la fede gliel'abbia tirata dietro, potrebbe anche essere fatta. Perché secondo me, quella notte non è il punto che abbiano fatto Baruffo, poco meno, tutta la notte.